Ma il mondo fisico e le cose che noi conosciamo di lui vuol dire che se esiste nel mondo naturale, prima è esistito o esiste nel mondo spirituale. Oggi parlerò delle porte. Cos'è una porta? La porta materialmente serve per separare i due ambienti, no? Per farle d'ingresso ed uscita, ma anche per darci protezione e sicurezza. E nello spirito funziona nello stesso modo. Ok? E allora, vorrei chiedervi un pochino più di attenzione del solito perché un discorso, no, un argomento un pochino complesso. Io parlerò di porte che non sono di questo mondo. Allora, porte dimensionali o portali dimensionali. Lo puoi mettere se vuoi. Immaginatevi una porta che dà sul corridoio di un albergo. Su quel corridoio ci sono porte, tante porte a destra e a sinistra, ma per entrare, per avere accesso su quella porta del corridoio che dà sul corridoio, ho bisogno di una chiave. Questa chiave ha una serratura elettronica. Come posso e che funziona questa qui? Funziona in questo modo. Io devo mettere su una tastiera un codice. Quel codice prima deve essere uscito di un database dell'hotel. Ok? Io prima dovevo essere registrata in quell'albergo. Che si verifica questa informazione mia nel database, si verifica io inserendo il mio occhio sull'iride. Parlando in modo futuristico, no? Però è un modo di spiegare così viene più facile capire. Con l'iride del mio occhio si verifica l'identificazione che io ho messo nel mio codice nell'albergo, no? Allora, l'albergo, l'hotel è la realtà che ci circonda, la realtà naturale, l'albergo. La porta del corridoio è lo spazio fisico. Il corridoio è il portale dimensionale e le diverse porte sono diverse dimensioni spazio-dimensionale, spazio-temporale, scusate, spazio-temporale. Quando si apre un portale, entrano ed escono diverse entità. Okay? Che lì abitano, ognuna di quelle porte, lì abitano delle entità. Un esempio, perché ci sono porte, diciamo, chiamiamole così cattive e porte così, chiamiamole buone. Io non ho capito come si chiama in italiano, c'è un gioco che c'è con un tavolo, non è proprio un tavolo, è come un pezzo di legno che ha tutte le lettere. Non lo so se capite quali. Ci sono tutte le lettere e nel mezzo dice sì o dice no. È un gioco che si gioca per chiamare gli spiriti, che si fanno delle domande. Quello è un portale. Tu così stai aprendo un portale. Oppure una liturgia dei riti. Scusate che mi sono dimenticata di dire una cosa. Quella chiave, non ho detto nel mondo come si fa, la chiave nel mondo è il rito. Io per aprire quel portale ho bisogno di un rito. Non ho detto questo. E il codice d'ingresso sulla tastiera sono dei movimenti, delle posture, delle mie posture. Delle preghiere e dei rituali.
ci sono due modi di aprire i portali dimensionali. Uno è naturale, così come ho spiegato prima, e un altro è artificiale. Quello artificiale è per mezzo alla tecnologia. Che produce la tecnologia deve produrre delle energie per aprire i portali. Esempio, c'è il portale del salto quantico in fisica, parlando di fisica, ovvero quando saltano di un stato all'altro dell'energia degli atomi di un altro, e anche l'acceleratore di particelle. Conoscete, avete sentito parlare del CERN? Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare. Ok, dicono che vogliono, no? Quando accelerano gli atomi, sì. Il bosone di Higgins, hanno scoperto il bosone di Higgins. Questo Higgins non ha voluto, avete capito che prima si diceva particella di Dio? Allora non si può dire più particella di Dio. Che hanno trovato, si chiama bosone di Higgins, ma dicono che in realtà queste ricerche nasconde un altro fatto, è di aprire un portale dimensionale permanente, e dicono che l'hanno aperto nello Yemen, ma ancora non si sa quali sono le conseguenze, ma c'è, io l'ho visto su una foto, non l'ho voluto, però dicono che c'è, già l'hanno aperto. Allora, inconsapevolmente noi o i ragazzi possono stare aprendo delle porte dimensionali. Per esempio, la cultura giovanile, le mode, la musica, gli atteggiamenti del corpo. Io qua ce l'ho i segni che si fanno con la mano quando c'è un concerto, no? In massa. Si fanno questi segni con la mano, c'è un segno particolare che sicuramente lo conoscete, che con l'indice... Ah, non volevo dire la parola. Sì, l'indice è il mignolo, no? Ha un nome specifico, questo qua. Io ho sentito che lo chiamano il segno dell'amore, come dire, ah sì, questo è amore, amore, sì, ti sto trasmettendo amore, faccio il segno. Quando lo fanno così in massa questi segni, stanno aprendo delle porte dimensionali. Ed è pericolosissimo, perché tu stai aprendo il portale, stai dicendo a quell'entità che ha su di te, può fare quello che vuole, dei diritti. Tu stai aprendo quella porta, stai dando il diritto legale di fare quello che vogliono, che sono pericolosissime. Ma parliamo delle porte... quelle buone, le nostre. La Bibbia è piena di porte spirituali, sono spese in tre modi: posto fisico, un posto fisico naturale, persona ed eventi. Allora, quello fisico c'è stato in Betel, Genesi 28 di 17. Quando Giacobbe si svegliò dal sonno, disse: certo, il Signore è in questo luogo, e io non lo sapevo. Ebbe paura e disse: com'è tremendo questo luogo. Questa non è altro che la casa di Dio, e questa è la porta del cielo. In altre Bibbie diceva, anziché tremendo, diceva spaventoso, in un'altra diceva terribile, un terribile posto, un temibile posto. Betel, è un posto fisico, c'è una porta naturale che conduce al mondo spirituale. Anche c'è come posto fisico il Monte Carmelo, Prima Re 18:20. Acab mandò a chiamare tutti i figli di Israele e radunò quei profeti sul Monte Carmelo.
versetto 24. Quindi invocate voi il nome del vostro Dio e io invocherò il nome del Signore, il Dio che risponderà mediante il fuoco, Lui è Dio. Tutto il popolo rispose dicendo, ben detto. E ora passiamo al 38. Allora cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la polvere, e prosciugò l'acqua che era nel fosso. Ok? Lì c'è stata aperta un'altra porta, sul Monte Carmelo, anche sull'isola di Patmos. Come si dice in italiano? Isola di Patmos? Patmos. Sì, con la S Patmos. Apocalisse, no? Sì. Patmos, sì. Come dice Mosè, Apocalisse 1.9. Sì. Sapete dove Giovanni fu rapito? In quell'isola di Patmos, dove riceve... dove fu rapito e riceve le parole che deve scrivere sull'Apocalisse. Dopo queste cose vidi ed ecco una porta aperta nel cielo. Apocalisse 1.9. 1.9 no? 4.1? Dopo queste cose guardai e vidi una porta aperta nel cielo e la prima voce, come mi aveva già parlato, come un squillo di tromba, mi disse, sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito. Sì, ora vediamo quello che dicevo prima. 1.9. Io, Giovanni, vostro fratello e vostro compagno della tribolazione, nel regno e nella costanza di Gesù, ero nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Ma qui diceva che lui era lì. Dicono che in questa isola ancora oggi quelli che la visitano hanno delle esperienze spirituali. È come che Betel, Monte Carmelo, nell'isola di Patmos, è rimasta aperta questa porta che conduce dal naturale allo spirituale. Anche in cielo, Anche in cielo succede molto. Ah, sì, sì. No, no, qua il materiale aveva tantissimo. Quelle donne musulmane che hanno avuto la visione di Gesù Cristo. Questo che abbiamo visto ora, i tre posti che abbiamo menzionato, è il primo dei tre modi che dice la Bibbia in modo spirituale delle porte. Due, come persona. Chi è la porta? Lascialo con quello che c'è la terza. Giovanni 10.9. Gesù dice, io sono là. Perché dice là? Io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura. Finora che vi ho raccontato di tante porte, una porta, qualsiasi porta. Queste che abbiamo menzionato, che non possiamo aprire delle porte. Ma Gesù dice qua, è la porta. Anche la Chiesa, noi come un tempio dello Spirito Santo, ecco, io sto alla porta e busso. Apocalisse 3.20. Dice così, io sto alla porta e busso. Chi ascolta la mia voce, la porta aprirà, io verrò, cenerò con lui ed egli con me. E come terzo modo di porta ci sono degli eventi. Come abbiamo visto prima, che qualsiasi persona può aprire una porta cattiva, noi possiamo aprire delle porte buone con la lode e l'adorazione. L'entrata trionfale di Gesù in Gerusalemme è un modello per la sua entrata in tutte le città della terra. Il culto apre una porta, la porta a Gesù. Matteo 21:9-10. Le folle che lo precedevano e quelle che seguivano gridavano, Osanna, figlio di Davide,
Benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi santissimi. Quando fu entrato in Gerusalemme, Gesù è entrato a Gerusalemme, sapete che ci sono delle porte là a Gerusalemme? Per entrare in ogni città ci sono delle porte. Lui ha dovuto entrare per la porta di Gerusalemme. Tutta la città fu scossa e si diceva, chi è costui? E le folle dicevano, questo è Gesù, il profeta che viene da Nazaret di Galilea. Poi nel Salmo 24,7, che poi canteremo, alzati voi eterno e il re della gloria entrerà. Salmo 24,7. Mamma, tu che mi dici se sei Gesù, tercero. 24,7. O porte, alzate i vostri frontoni, e voi porte eterne, alzatevi, e il re di gloria entrerà. Chi è questo re di gloria? È il Signore, forte e potente, il Signore potente in battaglia. Allora, la Bibbia menziona molte porte spirituali, io ce l'ho qua con me anche i versetti, ma non lo posso dare perché avremo bisogno di 2 ore. Porte del cielo, e ci sono i versetti. Porte dell'Ade, porte della morte, porte eterne, come abbiamo visto ora in Salmo 24,7,9. Porte di giustizia, porte di sapienza, porte della città, porte di rivoluzione, porte di libertà, le porte della salvezza. Questa è bellissima. Matteo 7, questa sì, andiamo a leggere. Matteo 7, 13 e 14. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Allora, ognuna di queste porte sono accessi dal mondo spirituale al mondo naturale, così come ho già accennato delle porte che descrive la Bibbia. Anche potremmo ricordare che ci sono chiavi o persone che hanno aperto o chiuso delle porte. Quindi questo ha prodotto dei cambiamenti nelle città e anche nelle nazioni, in circostanze attualmente specifiche. Per esempio, Matteo 16,19 dice, ti darò la chiave del regno dei cieli, tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Anche Apocalisse 3,7, questo dice, è santo e verace, che ha la chiave di Davide, che apre e nessuno può chiudere, e quello che chiude e nessuno apre. Questo è un principio spirituale, e c'è qualcuno che lo sa e lo usa in un modo purtroppo non bene. Per esempio, il carnevale. Sapete cosa significa carnevale? Festa della carne. È un tempo in cui attraverso danze si esalta la carne, liberando tutti i tipi di perversioni, concesso come un periodo di eccessi permessi prima dell'astinenza della Quaresima. Sapete, è a febbraio. Allora dice che sono 3 giorni che si permettono di tutto, astenendosi prima della Quaresima. Dietro della festa ci sono un sacco di spiriti maligni, di vizio, di inganno e di morte, aprendo le porte dell'inferno alla città. Sapete qual è la città che alberga questo carnevale? Il carnevale più famoso al mondo? Sì, Rio de Janeiro. È una città conosciuta come il centro mondiale del carnevale, ad oggi. E di anno in anno si fanno queste celebrazioni di culto che vengono eseguite nel Sambodromo, no? Sì,
Celebrazione? Sì, celebrazione al culto nel San Borromo, permettendo agli spiriti maligni infestare la città ed scatenarsi su di essa. Nell'apertura del carnevale, per questo dicevo che è un principio spirituale questo di aprire e chiudere, prima di iniziare il sindaco, nell'apertura, consegna una chiave simbolica per la città nelle mani del re Momo. Conoscete il re Momo? Sì. Anche in Argentina era molto, si conosceva perché tutti i prodotti del carnevale erano con questa marca, il re Momo. Sì. No? Per i palloncini, la serpentina, la schiuma, tutto quanto. Ma il re Momo, figlio della notte, divinità dello scherzo e del sarcasmo, crudele ed spietata ironia, si è convertito nel protettore di tutti coloro che si abbandonano alla baldoria e agli eccessi. Lui ride a quel papele prima di decretare lo stato di euforia generale e percorre il Salvador, concedendo delle licenze ad ognuno per fare tutto quello che hanno voglia di fare, e il mondo spirituale prende legalità su tutto quello che si fa in questa festa. Ok? È pericoloso aprire delle porte e aprire, no, con la chiave. Con la chiave si sta dando legalità agli spiriti. È così, ed è pericoloso. Ultimo versetto, Giovanni 10, 1 e 3. In verità vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante, ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Nell'ovile o grotte, il pastore aveva la funzione di porta. C'è la grotta che non ha porta, non aveva porta. Entravano le pecore e il pastore faceva le porta. Il pastore faceva le porte e le proteggeva e gli dava sicurezza. Permettendo l'entrata delle pecore, dormiva anche, il pastore dormiva anche con loro pur di proteggerla. Gesù è la nostra porta alla salvezza verso Dio. Offre l'accesso e la protezione e la sicurezza. La protezione e la sicurezza. Non una protezione o una sicurezza. È la. Gesù è la nostra protezione. E purtroppo le persone non accettano che Gesù sia la porta. Non lo so se pensano che è troppo facile o cosa. Ma la unica via di accesso al Padre, non possono credere che sia così facile, ma Gesù essendo il figlio di Dio, quindi la porta, perché dovrebbero cercare altre? A noi non ci servono altre delle porte, ci serve la porta. Vogliono più certezza di questa? No, è impossibile. Gesù è la nostra porta. E la porta è menzionata nella Bibbia, ben 508 volte, 508 volte, 5 è il numero di grazia e 8 è il numero del nuovo inizio.